Bene, ciao a tutti, bentrovati, come state? Io sono Federica, rieccoci qui, continuiamo il nostro viaggio dedicato all'arte, alla cultura e soprattutto ai musei. Oggi vi porto in un museo che amo particolarmente, che mi ha tanto tanto colpito quando ci sono stata, è la National Gallery of Art di Washington, come vedete qua. Questo percorso, questo viaggio nei musei, lo realizzo sempre con la mia associazione culturale Sibyl Art, che potete trovare su Instagram e Facebook. Iscrivetevi al mio canale YouTube se siete interessati a queste lezioni, a questi viaggi nell'arte. Ieri ho girato un video che trovate su YouTube in cui vi racconto un po' il mio blog, il mio progetto Sibyl Art, quindi se siete interessati potete anche guardare quel video per comprendere un po' il mio lavoro e anche i progetti che ci saranno da gennaio 2021 qui online. Sulla piattaforma Zoom, che saranno delle mie lezioni di storia dell'arte e delle mie conferenze dedicate alle grandi mostre in Italia attualmente in esposizione. Allora, la National Gallery of Art, ho fatto una fatica enorme a scegliere le opere da raccontarvi. È un museo veramente immenso che va dall'arte del 300 alla contemporaneità, al 900 e oltre, quindi è un museo veramente denso di opere d'arte, bellissimo, anche l'installazione, la struttura mi ricordo che mi aveva tanto colpito. Per questa lezione ho scelto di raccontarvi alcune opere in particolare, come al solito, però di selezionare soprattutto opere d'arte contemporanea, perché a parte alcune opere d'arte accademica, moderna, che mi avevano colpito, veramente mi ricordo benissimo, sono passati tanti anni, ma mi ricordo le emozioni che ho provato di fronte all'arte contemporanea, dall'Ottocento ai giorni nostri, quindi ho deciso di raccontarvi soprattutto dei capolavori di quegli anni. Allora, iniziamo questo percorso e iniziamo con lei. C'è la Ginevra de' Benci di Leonardo da Vinci. Mi ricordo che la sezione dell'arte italiana. Allora, ah sì, mi stavo dimenticando. Questo è il libro a cui mi sono ispirata per realizzare questa lezione per voi. National Gallery of Art è la guida del museo che avevo acquistato appunto quando sono stata lì. L'ho presa in inglese, quindi anche i titoli delle opere le ho tradotti, ecco. È fatta benissimo, veramente una guida ottima perché c'è l'immagine, come vedete, e sotto una descrizione d'opera molto essenziale ma anche molto emotiva a tratti, ecco, non è fredda o distaccata. È un bellissimo libro, davvero, una guida fatta molto bene. Stavo guardando, ah sì, è proprio la guida della National Gallery of Art. Ok. Allora, partiamo da questa opera di Leonardo, mi ricordo la pittura italiana, era all'epoca installata in queste sale tutte in legno, con il parquet, veramente talmente belle quelle sale che sembravano finte, e allo stesso tempo antiche. Questi sono i contenuti della guida, che sono in realtà anche le sezioni del museo, adesso ve le dico. C'è la pittura italiana del XIII al XIV secolo, la pittura fiamminga, la pittura tedesca, la pittura spagnola, la pittura italiana dal XVI al XVIII secolo, la pittura olandese, la pittura inglese, la pittura francese, la pittura americana, la pittura e la scultura del XX secolo, la scultura europea dal XIV al XIX secolo. L'arte decorative, stampe, disegni e libri illustrati, fotografia, eccetera. Comunque queste più o meno sono le sezioni del museo. Anche qui, come vi avevo detto col Louvre, è un museo enorme, potete immaginare. E poi una cosa che mi ha fatto anche scegliere di raccontarvi questo museo è il fatto che sono tante opere, ma tante davvero importanti. Ci sono proprio tanti capolavori della storia dell'arte. La Ginevra de' Benci è un'opera del 1474 circa di Leonardo da Vinci. Qui nella guida c'è scritto che ci sono state diverse discussioni nel tempo tra storici dell'arte sulla paternità dell'opera, però adesso è assolutamente data a Leonardo da Vinci. È un'opera che davvero, forse l'opera di Leonardo che dal vivo mi ha più colpito perché c'è questo colore.
che sembra quasi di perla della pelle della protagonista, questi capelli, la precisione dei capelli ricci rappresentati, il mezzo busto, la posizione diagonale e dietro questo enorme ginepro, il ginepro che riprende ovviamente il nome della protagonista, Ginevra De Benci. Si vedono già alcune caratteristiche principali dell'arte di Leonardo, della poetica di Leonardo. Vi ho realizzato una lezione dedicata a Leonardo che trovate sul canale YouTube, che è proprio l'importanza della natura quanto la protagonista in primo piano. Non a caso, in questo caso, la natura in lo sfondo dà addirittura il nome al primo piano, il ginepro, che è la Ginevra De Benci, gli aghi del ginepro realizzati in maniera iperrealistica, guardate sullo sfondo, lo sfumato, l'acqua che riflette il paesaggio, l'atmosfera tipica, misteriosa di Leonardo, ma allo stesso tempo accogliente, quasi più accogliente della protagonista stessa, che invece ha uno sguardo perso, uno sguardo che non ci guarda, o se ci guarda, se intercetta il nostro sguardo, lo fa con maniera molto superba e distante. La posa invece è morbida, la posa del corpo, questo è un contrasto interessante e Leonardo qui inizia fondamentalmente con quest'opera la sua analisi psicologica dei personaggi rappresentati. Vi ho parlato di tanti ritratti di Leonardo, dalla Gioconda alla Dama con l'Ermellino, che trovate appunto in queste mie lezioni su YouTube. Altro capolavoro immenso è La Madonna dell'Alba di Raffaello Sanzio del 1510 circa. Raffaello qui stava iniziando insomma a lavorare alle stanze vaticane, aveva iniziato a lavorare alle stanze vaticane e di fianco a lui Michelangelo stava realizzando la volta della Cappella Sistina. E questo si nota dai corpi, perché Raffaello, nonostante realizzi dei volti molto ancora di richiamo perugginesco, però i corpi iniziano piano piano a gonfiarsi, rendersi più plastici, più vigorosi, proprio dalla lezione di Michelangelo, e anche il paesaggio invece ha una lezione leonardesca, perché Raffaello era stato a Firenze, aveva visto Leonardo dipingere la Gioconda e quindi questo paesaggio, questo sfumato gli rimane impresso. Raffaello era un grandissimo artista che assorbiva le rivoluzioni, assorbiva la bellezza e la genialità anche degli artisti per poi riproporla col suo stile, col suo vigore, con i suoi occhi, col suo talento. E questo ne è un esempio: la perfezione dell'armonia, dell'equilibrio, dei corpi, delle spinte, questa spinta diagonale, ma gli occhi invece che guardano dall'altra parte dei personaggi di Maria e Gesù che guardano alla croce tutti e due, e anche San Giovannino guarda alla croce, tutto è concentrato su quella croce, che è il simbolo della passione, della vita di Cristo, della resurrezione. E poi è una Madonna nella natura, che perde il suo trono fastoso e si immerge nella realtà, nell'umanità, nella quotidianità dell'essere umano. Il tutto, appunto, come vi ho anticipato, nel cerchio che è il simbolo della perfezione, dell'infinito, dell'equilibrio, è il simbolo anche proprio dell'umanesimo, del Rinascimento. Pensate al Tondodoni di Michelangelo anche, o al Tondodoni di Signorelli. Il cerchio era visto come il luogo dell'infinito e anche il luogo più difficile per realizzare un'opera d'arte, perché ci sono tutte alcune serie di spinte, di equilibri, di analisi anche geometriche e matematiche per la realizzazione dei corpi. Di questo elemento, ad esempio, parla Gombrich nel suo saggio dedicato alla Madonna della Seggiola di Raffaello Sanzio, che si trova a Palazzo Pitti, alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze. E Raffaello era il maestro della perfezione, era il maestro dell'equilibrio, della classicità, e questo si vede tantissimo nelle sue realizzazioni di Madonne col Bambino. Tantissimo ancora di più nelle sue realizzazioni, nei cerchi, negli infiniti. Vi ho portato un'opera bellissima di Tiziano. Vi dico onestamente, alcune non mi ricordo di averle viste, sono passati tanti anni. Anche qui a Washington ci sono stata circa 10 anni fa, quindi però mi ricordo alcune opere, sì, ho proprio un ricordo devastante, tra cui la Ginevra De Benci di Leonardo. Però quest'opera è veramente stupenda. Tiziano, La Venere allo specchio, che ispirerà
la Venere allo specchio di Diego Velázquez del Seicento della pittura barocca. Tiziano ispirerà tantissima pittura barocca per il movimento sensuale e reale dei suoi protagonisti, per il colore. Guardate questo rosso, un rosso che Rubens vedrà bene. La bellezza di questa Venere, questo rosso delle labbra che riprende appunto il rosso del vestito, del velluto, Cupido che tiene lo specchio, c'è tutta una situazione sensuale ma allo stesso tempo molto intima, molto quotidiana, che rimarrà impressa a Velázquez nel Seicento. E poi il dettaglio forse più interessante è proprio quello che si vede allo specchio. Tiziano è riuscito a realizzare uno sguardo completamente diverso della protagonista, ed è quello che accade quando ci si fa foto allo specchio. È successo anche a me quando mi ha realizzato delle foto allo specchio. Mi sono accorto di quanto sia pazzesco notare quanto sia in un modo lo sguardo alla camera, alla telecamera, alla macchina fotografica, e quanto sia diverso il riflesso dello specchio. E Tiziano è riuscito a realizzare proprio questo, lo sguardo che si intravede della Venere quasi triste, a differenza dello sguardo sensuale, anche leggermente sicuro, della protagonista che si guarda. E poi il corpo, la pelle levigata, luminosa, iridescente, di Tiziano, che era il maestro della luce, il maestro della natura umana e naturale, anche ambientale, dell'unione dell'atmosfera tra corpo, anima e paesaggio e ambiente. E questa opera è veramente meravigliosa. Siamo nel 1555, quindi in realtà siamo già in pieno manierismo nella storia dell'arte, e questo si nota per questo corpo esagerato in confronto all'ambiente, che invece è molto piccolo, e questo elemento diventerà sempre più forte nella pittura manierista, anche della Controriforma. Qua vi ho portato due esempi di due opere presenti alla National Gallery of Art. Vedete Ludovico Carracci, Il sogno di Caterina di Alessandria, 1593 circa, siamo in piena arte della Controriforma cattolica. Carracci sarà uno degli artisti dell'arte della Controriforma, che creerà con Annibale, insomma, la grande accademia di Bologna, dell'arte, insomma, della Controriforma cattolica. E questo si vede: la luce, la bellezza, l'eleganza. L'arte della Controriforma doveva essere bella e didattica. Erano questi due elementi che dovevano avere le opere d'arte per la Controriforma cattolica, e sono le opere che vediamo qua in Carracci e che vediamo anche in Giulio Cesare Procaccini. Queste opere dovevano essere sensuali, dovevano essere attrattive per lo sguardo dello spettatore, del credente, che si doveva sentire accolto dall'opera d'arte, accolto dalla Chiesa, dal Vangelo, dal racconto cattolico, e non allontanarsi nel pensiero, nell'arte protestante. Santa Caterina bellissima che dorme come una bimba, e Gesù qui bellissimo che guarda lo spettatore, sembra un volto un po' che mi ricorda i volti del Pontormo. E quindi anche comunque volti manieristi, questa luce, questi colori acidi che richiamano il manierismo, questi corpi ammassati in uno spazio troppo piccolo, le nuvole, il vento, tutti gli elementi dell'arte della Controriforma, qui in Procaccini ancora di più, e ancora di più la nudità presente. Guardate questa Maddalena dal seno scoperto, sensualissimo, gli angioletti nudi, gli angeli in cielo che suonano, che arrivano su queste nuvole spostati dal vento. C'è tutta quella vigore pre-barocco che sarà tipico dell'arte della Controriforma cattolica, perché era un'arte che doveva attrarre il credente, lo spettatore, che si doveva sentire coinvolto emotivamente nel racconto del Vangelo, nel racconto di Dio, di Cristo, e con la bellezza dei volti, i corpi stupendi, i colori acidi e luminosi allo stesso tempo, e tanto vento, e tante nuvole, e tanta pelle, e tanta sensualità. Questa è l'arte della Controriforma. Negli anni anche del Caravaggio, però Caravaggio realizzerà un'arte completamente diversa, si distaccherà da questa richiesta
da filtro dell'arte cattolica, della Controriforma, che richiedeva appunto la Controriforma richiedeva un'arte che fosse molto bella, idealizzata anche, e invece Caravaggio negli stessi anni prenderà un'altra strada, sarà sempre un artista della Controriforma, ma ancora più filologico, più rigoroso, più reale, più crudo, e quindi siamo negli anni della grande rivoluzione pre-barocca, perché poi nel 600 esploderà il barocco, prendendo tanti elementi dell'arte della Controriforma e dell'arte anche del Caravaggio, anche se Caravaggio non è barocco, e lo dico sempre, anche se viene messo spesso nei manuali proprio nell'epoca barocca, solo perché del 600, questa cosa ve l'ho già detta tante volte, il barocco si ispirerà in alcuni dettagli all'arte della Controriforma e all'arte del Caravaggio, per cose diverse però, eh. Arte barocca, la pittura barocca è diversa, la pittura barocca cattolica, dalla pittura barocca protestante, quindi del nord Europa. Un Vermeer, sapete che ve lo metto quasi sempre nei video, perché mi piace tantissimo Vermeer. È un momento di pausa mentale, guardare Vermeer, è come se proprio ti mettesse in contatto con qualcosa di intoccabile, di inenarrabile talvolta, però ho compreso, studiando anche per voi per questi video, che c'è sempre sulla parete in Vermeer qualcosa che ci racconta del primo piano. In effetti qui vedete una donna che pesa degli oggetti, insomma con in mano una bilancia, e sullo sfondo notate che c'è la rappresentazione di un giudizio universale, e quindi è fondamentalmente un'opera religiosa, spirituale. Quella luce è una luce spirituale, ma è una luce molto più pura, più essenziale. Guardate la differenza dell'arte italiana pre-barocca, ma ormai barocca in realtà, del Procaccini. Guardate che luce, che esplosione, che corpi, che caos, quanti elementi in uno spazio così ristretto. Guardate questo angioletto che sembra quasi soffocare, farsi spazio nelle nuvole, nella rappresentazione. E guardate invece quanta purezza, quanta essenzialità, quanto rigore, quanta luce, ma diversa, più spirituale, più silente, c'è in Vermeer. Siamo nella stessa epoca più o meno, vabbè, qui Vermeer siamo oltre alla metà del 600, però il barocco, l'arte barocca in Europa sarà molto differente. Ci sarà l'arte barocca appunto protestante del nord Europa con Vermeer e Rembrandt, ci sarà l'arte barocca invece cattolica, della Controriforma cattolica italiana, con Andrea Pozzo o Pietro da Cortona, Rubens stesso, che anche se nordico o fiammingo, lui sarà un po' un mix delle due culture. Ci sarà l'arte spagnola, pensate a Diego Velázquez. L'arte barocca, la pittura barocca, è un mondo davvero complessissimo. C'è una protagonista in tutti questi luoghi, che è la luce, che però viene tradotta in maniera diversa, in maniera differente in base al tipo di cultura, di religione, di pensiero che c'era nei diversi luoghi. E nel nord Europa c'era il protestantesimo, e quindi c'è un rigore, un'essenzialità, una purezza molto più forte e delicata allo stesso tempo nelle opere di Vermeer o di Rembrandt. E qui c'è un racconto spirituale, perché vediamo sullo sfondo un giudizio universale, e in primo piano una donna che pesa, invece di pesare le anime, pesa degli oggetti, e sulla sinistra la solita finestra che inonda, con la luce che inonda in maniera molto morbida, spirituale, come vi ho detto, silenziosa, i personaggi, i protagonisti ritratti da Jan Vermeer. Opera completamente diversa, ma non mi era ancora capitato di raccontarvi Rococò e Fragonard. Però mi piace, ve l'ho scelta perché mi piace tantissimo quest'opera. Ragazza che legge, siamo nel 1776 circa. In realtà siamo nel 700, quindi nell'epoca neoclassica, ma nel neoclassicismo continuerà a esserci il barocco, continuerà a esserci anche il Rococò, che è un barocco più elegante, più raffinato, che si esprimerà tantissimo in Francia, in cui si racconta la vita
La vita benestante, la vita aristocratica, sono famose di fragorarle, donne che vanno in altalena, i picnic, la vita divertente, la vita un po', sì, superflua, leggera. Però questa è una tipica scena di colori, di tecnica rococò, ma è una scena in realtà molto più intima, più silenziosa, è anche più reale. È una donna che legge, ma che legge davvero, si vede dallo sguardo che è veramente concentrata, non è in posa. E questo è un dettaglio molto interessante perché generalmente le donne, ve l'avevo raccontato su un ritratto delle Gallerie d'Italia della sezione 800 di Milano, molto spesso le donne che facevano cose erano rappresentate in maniera molto goffa. La donna pittrice con un abito esagerato, che con questo pennello in mano che sembra neanche sa cosa sia. Che sappia cos'è, o la donna che legge, ma che è rarissimo il soggetto della donna che legge in realtà nella storia dell'arte di un certo periodo. Poi, per fortuna, soprattutto nell'Ottocento, nel Romanticismo, pensate a Farò Fini, la donna che legge, che fuma, diventerà un soggetto anche di emancipazione femminile. E questa scena è molto intima e molto reale. È una ragazzina, una ragazza che sta leggendo qualcosa e che è veramente concentrata nella sua lettura. Con una bellezza, una delicatezza, una luce anche quasi appunto intima, quotidiana, che mi piace tantissimo e che quindi racconta un rococò un po' diverso, per quello vi ho scelto quest'opera. Andiamo avanti, e da qua parte, tutta l'arte contemporanea, fondamentalmente, io adesso non vorrei ricordarmi male, ma mi ricordo che questo museo, che è nello Smithsonian di Washington, è diviso proprio in due parti e mi ricordo che tutta la parte sinistra, magari poi sapete, la mente fa dei viaggi diversi, però mi ricordo che eravate nella parte sinistra con la pittura italiana, francese, accademica fondamentalmente, fino al Settecento, e poi mi ricordo che verso si passava tipo in una galleria sottoterra, sotterranea, e si andava in questa parte a destra che era tutta l'arte contemporanea. Vi chiedo, per chi è stato più recentemente a Washington, se è un mio sogno, mi ricordo male o se è veramente così. Perché io mi ricordo che proprio ero entrata, magari era una galleria non sotterranea, ma una galleria normale, particolarissima, in cui si arrivava proprio questa sezione di capolavori, ma uno dopo l'altro, immensi, di arte contemporanea, cioè dall'Ottocento in poi, dei grandi rivoluzionari della storia dell'arte dell'Ottocento. Ed è a un certo punto proprio una batteria di bellezza, di estasi, perché c'è tutto l'impressionismo, il post-impressionismo, le avanguardie con colori immensi, ma anche opere di dimensioni straordinarie e infatti gran parte anche della guida è dedicata a questa sezione e sono veramente secondo me i capolavori più interessanti di questo museo. Iniziamo con la Cattedrale di Rouen di Claude Monet, il maestro dell'impressionismo, e sapete che ha realizzato tantissime opere alla Cattedrale di Rouen nelle diverse ore del giorno, Monet. Quindi, ad esempio, qua vedete facciata ovest alla luce del sole, oppure sempre facciata ovest, magari in un orario più serale, insomma, in diverse ore del giorno il nostro Monet ha realizzato, ha rappresentato, ha inscenato la realtà e la percezione della luce della natura sull'occhio umano, sull'occhio dello spettatore. E quindi c'è un fascino nei confronti dell'oggetto che diventa un pretesto, in realtà. Vi dico che da adesso partono proprio tutti gli artisti del rivoluzionario dell'Ottocento perché dall'impressionismo inizia veramente la rivoluzione. Già prima dal realismo in realtà, ma quando gli impressionisti espongono le loro prime opere vengono viste addirittura da realisti come degli incapaci a dipingere delle impressioni appunto le loro opere. La parola impressionismo deriva dall'opera di Claude Monet, Impression sur l'élévant, del 1872, ma deriva anche da alcune critiche di alcuni appunto storici e critici che attaccarono queste opere definendo impressioni in maniera dispregiativa, perché a quel punto i realisti erano visti quasi più accademici in confronto agli impressionisti che non disegnavano,
non usavano il nero, lavoravano in plein air, nella natura, immersi nella natura per 12 ore al giorno anche. Monet, fino ai 90 anni, continuerà ad andare in giro nei covoni con i suoi paggetti a portare queste tele e rimanere immersi nella natura per ore e ore. È proprio un desiderio di immersione della natura che è anche una reazione al capitalismo, all'industrializzazione, alla Parigi soffocante nella sua depressione isterica dell'epoca, della Belle Époque. E quindi è una realtà nuova, una nuova pittura che sconvolgerà definitivamente l'arte. Per sempre, perché poi inizierà a nascere la fotografia e inizieranno ad esserci le avanguardie, perché l'arte deve trovare un nuovo obiettivo di essere, un nuovo senso di esistere, perché sin dalle grotte di Lascaux, sin dalla preistoria, l'arte ha sempre rappresentato la realtà. Con la fotografia l'arte deve trovare un altro senso di vivere, perché ormai c'è la fotografia per rappresentare la realtà e il verosimile, e allora si inizia a raccontare e a rappresentare quello che si sente. E non più quello che si vede. E il più grande maestro in questo, il primo grande maestro, sarà proprio il grande Vincent van Gogh. E quindi è un momento straordinario per la storia dell'arte. Siamo alla metà dell'Ottocento in cui tutto cambia, tutto si rivoluziona. Con l'impressionismo siamo negli anni 70, 80 dell'Ottocento. Prima dell'impressionismo ci sarà Édouard Manet. Édouard Manet che viene spesso messo negli impressionisti, anche questo. Come Caravaggio nel barocco, viene messo negli impressionisti, nei manuali di storia dell'arte, e io dico sempre ai miei alunni, ai miei studenti, che è una cosa che non riesco a comprendere. Sì, sicuramente gli impressionisti, Claude Monet per primo, furono colpiti dal maestro Manet, lo vedevano come un maestro perché fu il primo a liberare la pittura davvero, ma Manet era un realista e ho trovato un'opera che me lo dimostra. Perché io dico sempre che Courbet è il realista del popolo con Millet e Manet sarà il realista della borghesia, ma in realtà anche del popolo, vedete qua. Manet era amico di Zola e quindi era attratto dalla realtà e voleva rappresentarlo in maniera essenziale, quasi pedante nei dettagli inutili della narrazione, come lo Zola che può raccontare per 40 pagine, descrivere una stanza, perdersi nella descrizione di una stanza per 40 pagine, una descrizione che non è utile alla narrazione. Ecco, la stessa cosa fa Manet nella pittura, racconta, descrive opere in cui non c'è una narrazione, ma in cui viene raccontata un'epoca. In questo caso c'è un vecchio musicista e c'è una scena di strada assolutamente povera, essenziale, pura, popolare, ed è un'opera meravigliosa che ho scoperto in questa guida. Non mi ricordo di averla vista, cioè, ovviamente non mi posso ricordare tutte le opere che ho visto, ma è per quello che bisognerebbe tornare, ritornare, ritornare sempre nei musei, perché ogni volta guardi le opere e noti opere in maniera diversa. È quindi un Manet realista, finalmente un'opera che potrò raccontare e far vedere come esempio del suo realismo e non del suo impressionismo. Quindi Manet non sarà un artista impressionista, anche se sarà preso da esempio dagli impressionisti per la sua tecnica pittorica che inizia a liberarsi. Guardate questo sfondo, questo cielo, guardate queste foglie come iniziano a essere più veloci le pennellate. E questo elemento sarà di ispirazione ovviamente agli impressionisti. Gli impressionisti che saranno tantissimi e saranno tutti diversi. Degas, ad esempio, si concentrerà tanto sulle ballerine. Quest'opera, guardate che bellezza, in quest'opera si vede il suo impressionismo. È un Degas particolare, questo delle quattro ballerine. Siamo nel 1890 circa. È un Degas davvero colorato. Ed è un grandissimo rivoluzionario Degas, perché sarà un impressionista fotografo, un po' diverso dai suoi colleghi, ma che racconterà quello che c'è prima di uno show. E in questo caso sembra quasi un presimbolista, guardate, sembra una scena visionaria, veramente un Degas imprevedibile e stranissimo quello di quest'opera. E poi c'è Lautrec con
un angolo del Moulin de la Galette. Siamo nel 1892. Lautrec qui racconta una scena che sembra un po' l'assenzio di Degas, di gente che però non si guarda, non comunica, è assolutamente isolata, distante nei propri pensieri, depressa, scostante. È una scena del reale. Io credo che Lautrec sia stato uno dei più grandi reporter della storia dell'arte, tanto che ha deciso di vivere la ultima parte della sua vita in una casa chiusa per raccontare veramente la vita delle prostitute a Parigi. È stato un uomo di una intelligenza emotiva disarmante. E anche di uno spessore sociale davvero sconvolgente, proprio un reporter con i pennelli, ecco, non con la macchina fotografica. E questa scena è una scena importante perché racconta la verità della Belle Époque, che era molto oltre il cancan, l'emancipazione, il sesso, la droga, la libertà. Era in realtà una solitudine devastante, una depressione potente di cui parlerà anche Manet. Faccio sempre spesso questo gioco, no? Quando abbiamo visitato la mostra di Manet a Palazzo Reale a Milano, avevo detto all'inizio del percorso, adesso facciamo un gioco, cerchiamo in tutta la mostra una donna di Manet che sorrida. Non ce ne sono. Perché in realtà Manet in questo Sarà grande come Lautrec, tramite la donna racconta il disagio mentale, psicologico, personale degli uomini e delle donne dell'epoca, di quella Belle Époque che tanto bella in realtà non era, tanto rivoluzionaria non era, tanto che appunto alcuni artisti decideranno di allontanarsi dalla città, come faranno Gauguin, Van Gogh, Monet. E alcuni artisti invece rimarranno nella città per fare un reportage, per raccontare attraverso le opere cosa accadeva nella città realmente, come Manet e Lautrec. Ve l'ho nominato già tante volte, finalmente ecco un capolavoro di Vincent van Gogh, La Musmè seduta. Che cos'è una Musmè? Lo scrive Van Gogh al fratello in una delle sue tante lettere. Ho appena, allora, e adesso se tu sai cos'è una musmè, lo scoprirai, insomma, se leggerai un libro, un certo libro. Ne ho appena dipinta una, ve lo sto traducendo, scusatevi adesso al momento, perché è in inglese. Ci è voluta per me più di una settimana, ma dovevo mantenere la mia energia mentale per fare bene una musmè. Una musmè è una ragazza giapponese, in questo caso provenzale, dai 12 ai 14 anni circa. In questo momento, siamo nel 1888, Vincent van Gogh si trova ad Arles, quindi nel sud della Francia, che all'epoca era vista quasi come veramente un luogo esotico quanto il Giappone. Arles sarà una città in realtà che distruggerà emotivamente Van Gogh, perché sarà allontanato dalla società, sarà il luogo dove litigherà con Gauguin, dove si taglierà un orecchio, quindi sarà anche allontanato dai bambini, dai ragazzi del paese, preso in giro, bullizzato. Insomma, Arles per lui sarà un luogo devastante. Era il luogo del suo più grande sogno, dove appunto arrivò sognando di creare una comunità di artisti liberi immersi nella natura, ma in realtà sarà il luogo che per lui sarà una distruzione emotiva, che lo toccherà profondamente, ovviamente in un'anima già dilaniata, con diversi problemi psicologici e esistenziali. Dovrà poi andare a Auvers-sur-Oise, a nord di Parigi, dove insomma sarà seguito da un medico per guarire insomma dalla sua depressione e problemi personali e mentali. E infatti morirà nel 1889-90, insomma, e ho visto proprio in questi giorni il film a lui dedicato, Loving Vincent, un capolavoro che vi invito a guardare,
che mi ha fatto perdere davvero in questi colori e nella sua emotività estrema. Van Gogh è stato il primo grande artista vero, secondo me, della modernità, della contemporaneità. Mi sento di dire forse il più grande pittore di tutti i tempi, dopo Caravaggio, per motivi diversi, ma davvero un artista che è riuscito a, ma non tanto per il mito che poi ne è nato, attenzione, lui in 8 anni ha realizzato 800 dipinti e ne ha venduto solo uno. E per lui dipingere era l'unica cosa che sapeva fare, come diceva lui, ho provato a fare tante altre cose, ma non ci sono riuscito. Dipingere è l'unica cosa che mi riesce, ma non era capito, perché Van Gogh era avanti anni luce, forse ancora più avanti di noi, perché è stato il primo a capire che la pittura doveva raccontare quello che il pittore sentiva, percepiva e non quello che vedeva. E quindi i colori non sono reali in Van Gogh, sono emotivi, sono destrutturati ed è attraverso i suoi occhi lui è riuscito a comprendere la rivoluzione e anche la salvezza della seconda crisi della storia dell'arte. La prima sarà, ve l'ho detto, spesso è stato il manierismo, la seconda è stata sicuramente la nascita della fotografia. E Van Gogh è riuscito a comprendere che il vero pittore doveva entrare nel personaggio, di qualsiasi livello sociale, di qualsiasi forma, che sia un oggetto, un animale, molto caravaggesco in questo pensiero, che sia una persona. Lui diceva: niente mi rende felice come fare ritratti. Perché entro nella psicologia delle persone, mi immergo nella persona e il colore era semplicemente il gesto per raccontare l'anima, della natura, del panteismo, della divinità in tutto, e questo era Vincent Van Gogh. Un autoritratto di Paul Gauguin, questo dipinto è famosissimo, vi è tanta simbologia, ve lo racconterò poi magari approfonditamente in qualche lezione, magari su Zoom, sulle mie lezioni online, mi piacerebbe riprendere anche le grandi monografie analizzando. Sicuramente gli elementi che vi faccio notare sono i colori. Gauguin sarà un altro che si allontanerà dall'occidentale, dall'essere occidentale, dall'essere colonialista, per andare in luoghi sempre più lontani, prima la Bretagna e poi ad Arles e poi addirittura andrà nell'oceano a Tahiti. E si innamorerà di altre culture, guarderà altre culture, altri colori. Questo Gauguin sarà uno di quegli artisti che si allontanerà dall'industrializzazione della Parigi dell'epoca per cercare altre verità. Il primitivismo, anche altre visioni, altri modi di dipingere, altri colori, altre suggestioni. E in questo si ritrovava con Van Gogh, ma saranno molto diversi per tante altre cose, motivo per cui, insomma, non riuscirono a convivere e a mantenere il loro rapporto, anche perché Gauguin, appunto, aveva altre, forse, altri ideali, altre spinte. Voleva andare molto più lontano fisicamente. Van Gogh voleva andare più lontano umanamente, probabilmente nell'anima, nell'intimità. Gauguin aveva bisogno di spostarsi e così fece, si allontanò e andò verso il nuovo mondo a raccontare e a dipingere una nuova realtà, unendo anche nei suoi ritratti, nelle sue opere, la religione occidentale con le religioni primitive. E anche i colori che lui conobbe in questi luoghi diventeranno protagonisti nelle sue tele. Vi sto facendo così una carrellata dei grandi rivoluzionari della fine dell'Ottocento. Avete visto Monet, Manet, Van Gogh, Lautrec e adesso Paul Cézanne. Paul Cézanne che trovate qui in questo museo con un ritratto bellissimo. Ritratto ragazzo con gilet rosso del 1888-1890, e Cézanne è un altro che ha destrutturato la figura umana, la pittura, è stato il primo vero cubista. E tutto torna su un piano,
il volto si sfalda, i colori diventano macchie piatte. È un nuovo modo di rappresentare la realtà, proprio come Van Gogh, in maniera diversa, non più per quella che si vede, ma per quella che probabilmente per Cézanne è nella sua struttura interna, ecco, non per quello che sente il pittore. Cézanne avrà più uno sguardo analitico, filosofico all'essenza delle cose, delle persone, della realtà. Tanto che ve l'ho subito messo dopo, questa mi sembra di ricordarla, quest'opera. Non vorrei dire una cavolata, ma sicuramente il periodo che io preferisco in assoluto di Picasso sono il periodo blu e il periodo rosa. Secondo me Picasso in quegli anni ha veramente creato qualcosa di bellissimo nella storia dell'arte, qualcosa di delicato, di umano, di profondo. E ho visto in quest'opera di Cézanne un'ispirazione, secondo me, per il periodo rosa di Picasso. Picasso che racconta i circensi, che racconta i poveri, che racconta gli ultimi nelle strade, li racconta in maniera molto umana. Siamo nel 1904-1905, pochi anni prima della rivoluzione cubista. Nel 1907 Pablo Picasso inventerà, creerà la prima avanguardia storica del Novecento, che sarà proprio il cubismo, in cui si destruttura per sempre la realtà, in cui è come se avvenisse un'esplosione di pezzi e una ricomposizione di questi pezzi su un piano unico. Ma Picasso ha prima del cubismo proprio questi due periodi, il periodo blu e il periodo rosa, in cui racconta con grandissima delicatezza l'animo e la tristezza umana. Poi arriva la pittura americana. Allora, qui vi ho portato alcuni esempi della Hudson River School con Thomas Cole, Cat for Notch del 1839 e Friedrich Edwin Church, River of Light, il fiume di luce del 1877. La Hudson River School sarà quel movimento in America che racconterà la natura selvaggia americana, la cosiddetta wilderness, non wilderness, ma wilderness, da wild, che è selvaggio, e in cui proprio questi pittori, Cole, Church, cercheranno in tutti i modi di raccontare la natura imprevedibile, scomposta, selvaggia americana, che non potrà mai soccombere alla mano colonialista umana. E questo è l'obiettivo della Hudson River School, quello di raccontare questi paesaggi sconvolgenti, bellissimi, imprevedibili, selvaggi, intoccati del continente americano. E qua vedete due opere che ho trovato, ce ne sono diverse della Hudson River School in questo museo, ma l'opera che forse tra tutte più mi aveva sconvolto, e me la ricordo ancora adesso, John Singer Sargent, Riposo, 1911, è un ritratto di questa donna bellissima. È un ritratto umano, veloce, essenziale allo stesso tempo, ma molto psicologico. Sembra semplicemente un momento di riposo, ma la donna sembra quasi depressa, disperata, abbandonata su quel divano. Percepiamo poco del riposo in quest'opera, non lo vediamo come un momento di relax, di piacere. È quasi proprio un abbandono del sé. Siamo nel 1911, siamo in un'epoca in cui sta esplodendo il Novecento, le guerre mondiali, in cui è esplosa anche la psicanalisi di Freud, e quindi i ritratti non sono mai solo quello che sembrano, e questo dipinto ne è la prova, vedendolo poi dal vivo ancora di più, si ha questo senso di abbandono, di sconforto quasi di questa donna, anche se è bellissima, agghindata in una bellissima stanza aristocratica, però c'è un senso di solitudine estremo, che sarà il senso di solitudine estremo di tanta altra arte americana,
primo fra tutti Edward Hopper, Cape Cod Evening, 1939, artista ripresissimo non a caso in questo periodo, però per questo senso di solitudine, di ripresissimo intendevo anche nelle fotografie contemporanee, nell'arte contemporanea dei nostri giorni, e tantissimi artisti fotografi si sono ispirati a Hopper proprio in quest'anno del Covid, per sottolineare questa solitudine, questo distacco dal reale, queste case vuote, queste persone che non si guardano, che non comunicano. È come sempre un raccontare ciò che non si dice, ciò che non viene espresso, ed è veramente Hopper uno degli artisti contemporanei che più ha segnato anche tutto questo racconto della solitudine. Il mio obiettivo in pittura, spiegava Edward Hopper, è sempre stato the most exact transcription possible of most, ok? La traduzione più possibile reale della mia intima impressione della natura. E attenzione, perché impressione può voler dire tantissime cose nella storia dell'arte. L'impressione dell'impressionismo è un racconto percettivo dell'occhio, di percezione dell'occhio sulla realtà, sul reale, sulla natura. L'impressione della natura di Hopper è qualcosa di molto più psicologico, di più intimo, di più misterioso, anche in un certo senso, più silenzioso. E c'è questa idea della essenzialità, della secchezza, della purezza, ma anche appunto della solitudine, del distacco quasi dalla realtà, attraverso la sua impressione emotiva. E Hopper è veramente qualcosa di. È un artista che ha veramente segnato, ha raccontato, una problematica di solitudine dell'uomo moderno, fondamentalmente. E poi tante altre avanguardie, vi ho parlato del cubismo, vedete qui l'astrattismo con Kandinsky, c'è il fauve, ci sono i fauve con Henri Matisse, c'è l'astrattismo con Piet Mondrian ancora, l'astrattismo geometrico, il rendere geometrica la realtà, togliere talmente tanto della realtà per arrivare proprio alla sua struttura geometrica essenziale, e c'è Magritte con la condizione umana, c'è Pollock, insomma. Da questo momento in poi arrivano le grandi avanguardie. Pollock, siamo nel secondo dopoguerra, però qui con Kandinsky l'arte astratta del colore, della forma, che perde la figura, in questo caso un'improvvisazione. Improvvisazione 31, Battaglia di Mare nel 1913. Le improvvisazioni di Kandinsky sono le sue opere più libere, più appunto improvvisate, più libere dall'organizzazione mentale, non sono le composizioni, non sono le impressioni. Le improvvisazioni sono proprio quei dipinti di Kandinsky in cui lui libera la sua capacità emotiva e anche musicale, non a caso. Improvvisazione è un nome, come tutti poi i nomi delle opere di Kandinsky, puramente musicale. I Fauves, Matisse, Finestra aperta su Couture. 1905, tutto torna piatto, tutto torna colorato, tutto torna misterioso, si perde la figura, si perde la prospettiva in Matisse, il colore diventa il protagonista principale. I fauves sono gli espressionisti francesi, i fauve bestie, ci saranno poi di Brücke, gli espressionisti tedeschi. Ecco, l'espressionismo, io mi sento di dire che come Cézanne ha anticipato il cubismo, Van Gogh è stato il primo preespressionista. L'espressionismo è proprio quell'avanguardia artistica del Novecento che vuole raccontare la realtà emotiva attraverso il colore e la sua energia. Mondrian, Piet Mondrian, dipinto diamanti in rosso, giallo, blu.
1921-1925, dopo la prima guerra mondiale, il radere al suolo la verità e esternare l'essenza, le linee, la geometria, la purezza, attraverso anche colori puri, colori primari, attraverso il rigore della forma. E poi c'è appunto René Magritte, La condizione umana, 1934 circa. Siamo nel ventennio, qual è la condizione umana? È questo dipinto che si perde nel paesaggio, come se noi fossimo la realtà intorno, come se non ci potessimo più riconoscere, come se l'omologarsi alla realtà ci facesse perdere. E si possono dare tantissime spiegazioni a quest'opera di Magritte, come a tutte le sue opere. Magritte, artista del surrealismo, altra avanguardia storica del Novecento. E poi arriviamo all'arte americana del secondo dopoguerra. Vediamo qua Jackson Pollock, number one, Lavender Mist, Nuvola di lavanda, 1950. Jackson Pollock è quell'artista che ha portato il jazz nella storia dell'arte, nell'arte. E quell'artista che ha creato il dripping, queste tele posate per terra, e lui che faceva colare il colore direttamente sulla tela, la tela che diventava il luogo fisico dell'artista. Si è fatto riprendere Pollock nella sua gestualità, diventava una performance la creazione di un'opera d'arte, in cui però niente per caso. Il caso in Pollock è uno dei grandi temi del Novecento, come il non finito Michelangelesco nel Rinascimento. Era casuale, ma come per lui stesso diceva, iniziavo per caso, ma poi c'era dentro di me una forza, un senso che mi faceva creare e dare un senso anche strutturale alla mia opera. E questa cosa si percepisce. Davanti alle opere di Pollock si percepisce un senso, un rigore, una forma intrinseca all'opera d'arte. Non ci si sente persi, ci si sente persi, o meglio, ci si sente persi ma allo stesso tempo equilibrati. È ormai l'arte contemporanea che si libera definitivamente di ogni figura prestabilita e del momento in cui l'artista diventerà davvero un'icona, una divinità, diventerà il luogo in cui l'arte si rigenera e si crea. Rothko, Untitled, 1953, il colore che diventa spirituale. Rothko, vederlo così, veramente uno di quegli artisti che non si può comprendere guardandolo in questo modo, ma Rothko ha questi colori che sono veramente il luogo dello spirito, dell'anima. Sono gli anni anche dei monocromi, sono gli anni in cui si analizza il colore. Pensate a Klein, al suo Blue Klein, in cui i colori diventano il luogo stesso dell'arte. Non si analizza più il disegno, non si analizza più la figura, ma si rappresenta un senso molto profondo di religione, di spiritualità, di mistero. E questo avviene appunto anche con le opere di Rothko. E poi Roy Lichtenstein, non potevo non mettere un'opera pop. In realtà ci sono anche nel museo ovviamente opere di Warhol, di Andy Warhol, ci sono sculture meravigliose di Brancusi, c'è tutta l'arte contemporanea difficilmente comprensibile. Difficilmente comprensibile se ci si ferma all'estetica. Ma l'arte contemporanea non è estetica. L'arte contemporanea del Novecento, soprattutto del secondo dopoguerra, ha a che fare con qualcosa di molto più vasto. Ha a che fare con, primo, la società. La società dei consumi, la società della pubblicità, dei fumetti, della pubblicità, appunto, l'advertising campaign, delle campagne pubblicitarie,
tutto questo entra in maniera preponderante nell'arte contemporanea. I fumetti, scene di fumetti tolte dalla narrazione, questo è quello che faceva Lichtenstein, prendere una scena, toglierla dalla narrazione, chiamarla con una delle frasi del fumetto, in questo caso look me key, guarda me key, ne ho preso uno grande, si intende di pesce perché stanno pescando, ma che cosa vuol dire questa frase così nel nulla? Che cosa implica togliere una frase, un'immagine da una narrazione? Che cosa accade con questa potenza estrema del colore, della rivoluzione comunicativa, della comunicazione, e metterla in grandi manifesti, raccontarla nelle strade di New York, delle grandi città? Che cosa implica la pubblicità? Che cosa implica il messaggio comunicativo? Che cos'è un messaggio? Sono gli anni delle grandi analisi anche teoriche, sociali, McLuhan, Barthes, Baudrillard, sono gli anni in cui si studia il senso profondo della pubblicità, della comunicazione, in cui si studia anche il consumismo, in cui nasce la street art, in cui nasce l'arte del popolo, l'arte di strada, l'arte di tutti. E tutto questo nasce da qui, nasce da questo, da questa voglia del secondo dopoguerra di raccontare una società che è stata definitivamente stracciata, distrutta. C'è stato il primo conflitto mondiale, ci sono state le dittature, c'è stato il secondo conflitto mondiale, ci sono stati i campi di concentramento, che è la devastazione e l'ammissione della pochezza e della cattiveria umana. E quindi ci sono i resti, gli amabili resti da cui rinascere. Negli stessi anni di Pollock ci saranno i Cretti di Burri. C'è un'arte che si vuole ricreare, e non a caso dopo la prima guerra mondiale Kurt Schwitters sarà anche lui un artista che creerà opera, pensate alla sua Märzbau, dagli amabili resti, dai resti, dagli oggetti, ricreare una società dalle sue macerie, ricostruirla dai resti per crearne non un riciclaggio, quindi non riciclare la carta per crearne altra carta utilizzabile, ma riciclare gli oggetti, la materia, per farne l'elemento più alto dell'umanità, che è l'arte, che è qualcosa di eterno, di immortale, di bellissimo, di intoccabile. Ecco, nel secondo dopoguerra avviene questo, e quindi il colore diventa la materia con cui lavorare, il colore stesso, il colore dal tubetto, quel colore che già nell'espressionismo era stato espresso, era stato raccontato, un colore che diventa la materia su cui costruire l'opera d'arte, un colore disgraziato, pestato, schiacciato, liberato, colato, e così anche la street art, così l'arte di strada, l'arte veloce, l'arte di nascosto, l'arte illegale. Dal secondo dopoguerra nasce una nuova storia dell'arte, di un'umanità che deve ricostruirsi e che parte dall'arte per ricostruirsi, e anche la spiritualità del secondo dopoguerra di Rothko, dove niente ha più valore se non il colore, se non la spiritualità, se non la religiosità, il silenzio, il rispetto delle perdite e anche del ritrovamento del sé. E così la pubblicità, l'ironia, il sarcasmo, il colore pop, così anche la perdita del senso della parola, la parola che ha un valore nella narrazione, ma se tolta dalla narrazione perde il suo senso, perde il suo vigore, perde anche la sua bellezza probabilmente. E allora dalla parola si entrerà a analizzare segni, simboli, fonemi, suoni. Pensate alla street art di Basquiat,
tutto inizierà a diventare quasi più destrutturato, ma allo stesso tempo più sociale, più vero. L'arte si prende la strada, si prende manifesti, ma si prende i muri, si prende le performances, si prende i corpi degli artisti, esce dal museo per essere raccontata nella verità quotidiana di una società che cambia e che è in continua rivoluzione. E che gli intellettuali non riescono più a raccontare perché forse gli intellettuali non ci sono più, e allora i veri intellettuali diventano gli artisti che si occupano della società, che si occupano della realtà, anche attraverso la pubblicità, anche attraverso il pop, anche attraverso l'ironia, anche attraverso il fastidio dell'arte. Questa è un po' la galleria, la National Gallery of Art di Washington che vi ho voluto raccontare, la mia National Gallery of Art, quella che io ricordo e quella che io vi ho voluto narrare scegliendo alcune opere principali di questa collezione veramente straordinaria, immensa e bellissima. Vi ringrazio per avermi seguito, grazie per aver seguito queste lezioni. Se siete interessati, vi ricordo di guardare sulla pagina Facebook e Instagram di Sibyl Art o sul mio blog www.federicamariamarrella.com i miei eventi da gennaio 2021, i miei corsi di storia dell'arte online, dalla preistoria al Novecento e oltre. Oggi abbiamo toccato alcuni argomenti. E anche le mie conferenze online sulle grandi mostre attualmente in esposizione in Italia, Michelangelo, Van Gogh, Ligabue, Frida Kahlo, l'arte americana a Palazzo Strozzi che sarà in esposizione nei prossimi mesi, Dalì e tanti altri. Quindi vi invito a guardare il programma dei miei eventi online su Zoom, sul mio blog e sulle pagine Facebook e Instagram di Sibyl Art. Grazie tantissimo per avermi seguito e alla prossima. Un bacio, grazie, ciao!